altri 3 punti sotto l'albero, grazie al terzo risultato utile ma soprattutto alla seconda vittoria di fila, ottenuta al Druso a spese della Propatria, con gol partita di Dell'Agnello e Corazza, e con la porta biancorossa che è rimasta inviolata per la terza partita di fila. È questo il pacchetto natalizio che il Sutro ha saputo confezionarsi nel finale del girone d'andata. Un bottino di punti che fa balzare i biancorossi a stretto contatto con la zona playoff e che rappresenta una salutare iniezione di fiducia in vista del girone di ritorno, nel quale questa squadra che ha ritrovato le antiche certezze può tornare a recitare un ruolo da assoluta protagonista. Contro la Propatria in tenuta orange, mister Rastelli conferma 10 undicesimi della formazione titolare che ha conquistato domenica scorsa a San Marino la sua prima vittoria in trasferta, riproponendo la coppia Chiem-Tagliani al centro della difesa, con Cappelletti a sostituire l'acciaccato Jacopponi sull'out di destra e preferendo ancora Turchetta a Corazza nel tridente d'attacco, completato da Dell'Agnello e Campo. Partita speciale per Alessandro Furlan, che taglia il lusinghiero traguardo delle 100 presenze in maglia biancorossa. Si inizia a giocare a riflettori accesi e sotto una sottile quasi impercettibile pioggia, con la Propatria che mostra una certa intraprendenza, provando a proiettarsi in avanti pur senza particolari velleità, ma poi il Sutro guadagna progressivamente metri di campo, operando il primo affondo al 14° quando, dopo azione insistita, il destro di Furlan non trova la deviazione di Vassallo, tutto solo in area di rigore. Manca di continuità la manovra biancorossa, complice il campo appesantito e reso irregolare dalle buche, ma il 26° campo libera con una magia Furlan, che dalla destra va al cross trovando l'intelligente sponda di Turchetta per il tocco sotto misura di Dell'Agnello, ribattuto in extremis. La Propatria retta al baricentro, la formazione di Rastelli si spinge in avanti con una certa insistenza e al 36° Pederzoli apre a sinistra per campo, che rientra sul destro e scodella un cross per il liberissimo Cappelletti, il cui colpo di testa è un ibrido a metà fra una conclusione e una sponda, col pallone che si spegne sul fondo. Un minuto più tardi, prima offensiva ospite, con dardo velenoso dalla distanza di Giannone, che costringe Micai a distendersi in tuffo per deviare la conclusione in angolo. Al 44° la difesa biancorossa va in affanno su un'incursione in area palla al piede di Bruccini, che fortunatamente viene sventata in extremis. Il primo tempo si chiude qui, con le due squadre che vanno a riposo sul parziale di 0-0. Si riparte in entrambe le squadre con gli stessi effettivi del primo tempo e col Sutro che torna a riversarsi in avanti ma senza la necessaria incisività. E da allora al 12° mister Rastelli si gioca la carta Corazza, che subentra Turchetta nel tridente offensivo. Un minuto più tardi l'avanzato Bassoli ci prova con un destro che si perde però abbondantemente a lato, mentre al 15° si rivede la Propatria con traversone di Casiraghi dalla sinistra e colpo di testa impreciso di Serafini. La partita si incanala sui binari di uno sterile equilibrio, con fiammata biancorossa al 19° quando un bel duetto fra Vassallo e Corazza favorisce la conclusione da fuori area di Furlan, il cui sinistro si perde abbondantemente a lato. Sempre più incisivo il team di Rastelli, che sblocca meritatamente il match al 23° quando Vassallo apre per il neo entrato Martin, il cui traversone di sinistro è una pennellata di rara bellezza per il colpo di testa di Dell'Agnello, che firma l'importantissimo 1-0 e la sua quinta rete in campionato. Passano 10 minuti e il Sutro la raddoppia, con palla in profondità sulla quale si avventa Corazza che con caparbietà entra in area di rigore e trova la rete del 2-0 il suo quarto gol stagionale. La partita di fatto si chiude qui, con il Sutro che festeggia la sua seconda vittoria di fila, il suo terzo risultato utile ancora una volta senza gol al passivo. Una chiusura di 2013 di buon auspicio in vista del girone di ritorno, nel quale la formazione di Rastelli può tornare a recitare un ruolo d'assoluta protagonista in questo campionato. Intanto però prosit.